Salve a tutti e bentornati su White War Racing. Oggi siamo qui in compagnia Buongiorno. dell'ingegner Sandro Deggiani per fare una chiacchierata su alcuni video, alcune notizie che si sentono su veicoli ad acqua e a idrogeno. Prima però di entrare nel vivo dei video e quindi commentarli e ragionarci un po', è bene stabilire subito quali sono i paletti, cioè quali sono i punti oltre i quali non si può andare, che sono stabiliti dalla fisica. E in particolare, ovviamente, mi sto riferendo ai principi della termodinamica. In particolare, il primo e il secondo principio. Adesso li leggeremo tutti quanti per avere un po' il quadro. Allora, c'è il principio zero, che dice che se un corpo A è in equilibrio termico con un corpo B e un corpo B è in equilibrio termico con un corpo C, allora il corpo A e C sono in equilibrio tra loro. Questa chiaramente è una proprietà transitiva semplicissima, quindi non serve nemmeno aggiungere altro. Poi invece c'è il primo principio, che è quello un po' più interessante. Il primo principio dice, si riferisce alla conservazione dell'energia e dice che in ogni macchina termica una certa quantità di energia viene trasformata in lavoro. Non può esistere nessuna macchina che produca lavoro senza consumare energia. Una simile macchina, se esistesse, produrrebbe infatti il cosiddetto moto perpetuo di prima specie. Insomma, in soldoni, in questo campo, nel campo della realtà, per la verità, si dice che non ci sono pasti gratis, quindi se io voglio far avanzare una locomotiva, devo produrre del vapore, ma nessuno mi darà il vapore se io non scaldo in qualche modo, bruciando qualcosa, con una combustione, con l'energia solare, ma è sempre una combustione che avviene lassù in cielo, sempre deve avvenire ci deve essere una fonte di energia. Perfetto, andiamo avanti col secondo principio e in particolar modo con l'enunciato fatto da Kelvin, che dice: è impossibile realizzare una trasformazione il cui risultato sia solamente quello di convertire in lavoro meccanico il calore prelevato da un'unica sorgente. Sandro, un commento a questo Dunque, secondo principio. vuol dire che io posso avere una sorgente di calore enorme, ma se io questo calore non lo faccio fluire, non realizzo un ciclo in cui questo calore passa da questo corpo a un secondo corpo, sempre bisogno di due corpi, uno che si raffredda e uno che si riscalda, un calore che fluisce, questo calore che fluisce. Da questo calore che fluisce io posso ricavare, dirottare una percentuale che non sarà mai il 100% di lavoro. Per cui un sistema evolve sempre comunque verso uno stato di calore minore e diffuso, cioè l'universo si raffredda, l'entropia cresce sempre, l'entropia non può essere costante, l'entropia assolutamente non può diventare negativa. Quindi il disordine inteso come una energia di basso livello, il calore è l'ultima, diciamo, di stadio dell'energia, fluirà sempre in una direzione, per cui certi processi non sono reversibili, ovvero sia, se io ho un acquario, posso creare nell'acquario una zuppa di pesce. Dalla Perfetto. zuppa di Ecco, pesce non potrò mai ottenere un acquario. così penso più chiaro di così non si Questa possa legge dire. può essere, attenzione, questa legge può essere localmente infranta, nel senso che può sembrare apparentemente che un sistema vada verso entropia maggiore, ma non è vero, perché vuol dire che abbiamo tirato fuori da questo discorso qualcosa. Cioè, il sistema non è chiuso, ma è un sistema aperto. Se io chiudo un sistema, questa legge sarà sempre rispettata. Ok, e poi c'è chiaramente il terzo principio, che però è quello che meno ci riguarda, almeno per quello che No, è un riguarda principio che. i motori, che però lo leggiamo lo stesso per completezza, che dice che è impossibile raggiungere lo zero assoluto, quindi zero Kelvin, con un numero finito di trasformazioni. E questo però, insomma, per noi nei motori non è troppo interessante, Non l'abbiamo vogliamo letto. raggiungerlo,
Esatto. La lettura è alimentata da questo serbatoio d'acqua, naturalmente, che provvede riempito di acqua piovana o da distillazione dei climatizzatori, che sono le acque più pulite, senza disdegnare l'acqua distillata che si compra che si acquista per i ferri da stiro. Il sistema va in funzione, potete vedere come sale la pressione, che quasi a livello atmosferico sono 200 millibar circa. Non c'è assolutamente pericolosità, questa è la quantità di gas che noi abbiamo nei rail di iniettori che alimentano il dispositivo. Allora, il funzionamento è semplicissimo: in pratica si parte da un serbatoio di acqua installato nel cofano, l'acqua viene a ricaricare dei contenitori che sono montati, installati nella parte anteriore della vettura. Quest'acqua viene scambiata dalle celle elettrolitiche, dove insiste un brevetto che è relativo ad un consumo di energia bassissimo rispetto a tutti i brevetti presentati fino ad oggi per quanto riguarda l'elettrolisi. Infatti noi produciamo un metro cubo con circa 2 kW, 1 kW e 8, un normal metro cubo di idrogeno e ossigeno. Naturalmente questo consente di non togliere, di non sovraccaricare la vettura, perché noi produciamo il metro cubo con bassa energia, per cui abbiamo la possibilità di ottenere i benefici del potere calorifico stesso dell'idrogeno, che è dell'idrogeno e ossigeno, che in pratica dà questo beneficio alla vettura senza sovraccaricarla, perché l'idrogeno è pericolosissimo, è di una pericolosità unica. L'unico sistema perché funzionino è produrlo e consumarlo in tempo reale online. La vettura lo produce on demand, la centralina produce un litro se è necessario un litro, produce 2 litri se sono necessari 2 litri, ma contestualmente viene bruciato e combusto, dando come prodotto di combustione dell'acqua. Questo video sicuramente ben realizzato, molto ben curato, però a me sembra che c'è qualcosa che non torna, così insomma la fisica un po' me la ricordo. Fra, tu che dici? Effettivamente sarebbe molto bello, e tutti vorremmo che fosse possibile realizzare motori che non sporcano davvero. Può darsi che il miracolo possa essere spiegato, e allora ritiriamo ogni critica, però da quanto emerge nel video ci sembra che qualche puntino da mettere su qualche i ci sia. Parola all'ingegner De Giani. Dunque, concordo sulla abilità mediatica di chi ha fatto il video. In effetti, dal punto di vista di quelle affermazioni che vengono fatte, sono tutte più o meno plausibili. C'è solo un'affermazione che è poi quella fondamentale, cioè quanta energia io uso per generare il mio idrogeno e quanta energia da questo idrogeno ricavo trasformandola in lavoro meccanico, quindi far muovere la macchina. Poniamoci pure in un mondo ideale, dei rendimenti 100% che non esistono, ma facciamo finta che siamo così bravi da essere riusciti ad arrivare al 99,99 di rendimento. Per scindere una molecola di acqua in idrogeno e ossigeno ci vuole una quantità di energia finita, ben determinata, che si chiama energia di legame, pari a 6,4 kW per litro di acqua. Cioè io un litro di acqua, 6,4 kW di energia, e da quello mi esce fuori un metro cubo, 3 di idrogeno. Benissimo. Ho speso 6,3 kW. Quell'idrogeno, rendimento 100%, quindi non un motore termico 8 con i suoi 25-30% di rendimento, 100%. C'è la combustibile, vai. Ottengo, ricombinando, cioè l'energia di ricombinazione della molecola mi dà come risultato 4,4 kW. Cioè, se io brucio 1,3 metri cubi di idrogeno, ottengo 4,4 kW. E qui funziona tutto, nel senso che le nostre leggi sono rispettate. Ho consumato 6,5, ottengo 4,5,
il resto è il conto che devo pagare. Il signore afferma che lui riesce a scindere un litro di acqua con 2 kW. Io qui, niente, butto la spugna, nel senso che lui lo afferma, dice che ha un brevetto. Non ci credo. E se fosse vero, tutto il castello sta in piedi. Io credo che questa affermazione non sia veritiera. Che il signore dica 2 kW, ma... C'è qualcosa, realtà, c'è qualcosa che non torna, fondo, Ne spende 6. Se ne spende 6, allora ne ricava 4 e c'è qualcosa che Li abbiamo letti non prima, so, i principi della termodinamica. Non solo. C'è una questione, oserei dire, di furbizia. Cioè, io sto consumando energia elettrica per generare idrogeno, per generare energia meccanica. Il signore mi spieghi perché quell'energia elettrica non la posso convertire direttamente in energia meccanica con un motore elettrico, togliendo di mezzo tutta la catena. Tutte le perdite. Esatto. Certo, perché ogni macchina che metti è una perdita, cioè, non si scappa. Le macchine elettriche ne abbiamo finché vogliamo. Energia elettrica, motore elettrico, un nuovo. Perché devo fare questo passaggio attraverso l'idrogeno? Certo, se questo passaggio mi regalasse i famosi 2 kW gratis, allora sì che diventa un passaggio intelligente. E allora sì che non siamo all'interno dell'universo. Ma la domanda è, io traccio una linea attorno a questa vettura magicamente genera 2 kW, ma io la prendo, la metto su un piedistallo, diventa centrale nucleare, cioè diventa una centrale elettrica, perché è un oggetto che consuma 2 e genera 4, è perfetto. Il problema è che scalderebbe tutto l'universo fino all'infinito, però questo è il problema. Ma no, perché secondo il signore sistema è chiuso, quindi no, perché se cominciamo a raffreddare l'universo allora entriamo in un altro campo. No, il suo sistema è un sistema che genera più energia di quanto ne consuma. Bene, andiamo a vedere il prossimo video. Immersa nel cuore contadino e tradizionalista della Svizzera, a Zollbruck, nell'Emmental, la casa di Markus Friedli, architetto e falegname, è uno spicchio di futuro. I pannelli solari e fotovoltaici sul tetto coprono il fabbisogno di acqua calda ed elettricità dell'economia domestica e con l'elettricità fotovoltaica, attraverso l'elettrolisi dell'acqua, Markus Friedli produce idrogeno che utilizza per cuocere e come carburante per il suo furgone. La casa è energeticamente autosufficiente e nei momenti di eccesso di produzione elettrica, Friedli riesce a immettere, vendendola, corrente in rete. Un impianto complesso, costato anni di cocciuto lavoro controcorrente, sperimentale e quindi costoso, perché i moduli di cui si compone sono dei prototipi. Le alternative esistono, ma essendo agili, decentralizzabili e soprattutto legate a una fonte di energia, il sole, che è di tutti e che non si può monopolizzare, rimangono nei cassetti dei colossi dell'energia. Gas! Dunque, in questo video io devo tirare fuori l'ingegnere civile che è me, perché ho visto delle cose un po' che dire. Allora, prima cosa, mi è sembrato un po' il tentativo di complicare una cosa semplice, perché c'è il signore che prende l'energia solare, poi fa l'idrogeno per poi metterla in un motore per poi tirare fuori lavoro, energia meccanica. Ma sarebbe stato molto più semplice, e anche a livello di sicurezza, prendere l'energia con i pannelli fotovoltaici o anche con i pannelli, con le pale eoliche per sfruttare le rinnovabili, accumulare l'energia che non si usa e far funzionare tutta la casa con elettrodomestici elettrici. Quindi, anche a posto del gas per fare da mangiare, una piastra a induzione. E se si vuole alimentare una macchina, basta fare una macchina elettrica e si alimenta con l'eccesso che viene accumulato. Fra, che dici tu?
Insomma. Sì, penso che sia anche questo un video d'impatto, un video di denuncia che fa leva sul buonsenso di una massa disinformata nello specifico, però presenta perlomeno dei passaggi, al di là del pericolo, anche dei passaggi inutili. Parola a Sandro De Giani. Ma dunque, è molto steampunk, no? Il nostro signore che praticamente sfruttando la tecnologia dei pannelli fotovoltaici decide di creare tutto questo accrocchio. Dal punto di vista della sicurezza, anch'io ho qualche piccolo sospetto che non sia propriamente tutto a norma. No, perché Comunque, ci sono lui. dei raccordi per il compressore, così per Esatto, dire, lui. ecco. C'è una foto con Beppe Grillo e una tosaerba con un serbatoietto che si presume sia idrogeno, per cui dimostra che lui con l'idrogeno si fa andare il tosaerba, si fa andare il Volkswagen, si fa andare la cucina con i fuochi. Benissimo, cioè, a prescindere da sicurezza e tutto il resto. Lui ha utilizzato quello che aveva di tecnologia obsoleta, convertendola a idrogeno e generando l'idrogeno con i pannelli solari. È una soluzione, oserei dire, da day after, no? Cioè, ho solo quello, non ho altro, e mi creo questo accrocchio che mi permette di utilizzare mezzi vecchi, il tosaerba piuttosto che la macchina con un buon vecchio motore a ciclo 8, utilizzando, visto che non c'è più la pompa di benzina, l'idrogeno che mi genero tramite pannelli solari. È una soluzione di sopravvivenza assolutamente non efficiente. Torniamo nel discorso di prima. Se io ho un pannello che mi genera corrente elettrica, per quale motivo io devo fare un passaggio intermedio attraverso l'idrogeno per ricavare da quella corrente elettrica lavoro o calore? Perché per generare calore ci sono delle bellissime piastre a induzione, per generare lavoro meccanico, Galileo Ferrari ha inventato il motore elettrico, l'ha regalato all'umanità il brevetto, quindi usiamo quello. Non capisco tutto il lambaradan che viene infilato in mezzo, dipingendolo come una grandissima innovazione. Non lo è. Una complicazione cerebellotica, pericolosa, sconsigliabile e come rendimento veramente deficitario. Attenzione alla presunta totale pulizia dell'idrogeno usato, cioè, bisogna dirlo questo qui, sarebbe pulito se potessimo usare l'ossigeno ricavato dall'elettrolisi insieme all'idrogeno a ricomporre l'acqua. Siccome aspiriamo aria, questo qui va detto, perché sennò anche quello è. Purtroppo con l'aria e l'azoto noi generiamo comunque una grande quantità di ossidi d'azoto, che sono dei brutti clienti, uno degli inquinanti più pericolosi per l'ecosistema, perché fanno le piogge acide, perché irritano le mucose, perché generano acidi molto aggressivi, per cui usare l'aria in combinazione con l'idrogeno non è una bella idea. I problemi ce ne sono tanti. Nel senso che stoccaggio, sicurezza, rifornimento. Se noi ci concentriamo soltanto sulla generazione dell'idrogeno per un uso, diciamo così, per la trazione o per le utenze domestiche, togliendo di mezzo tutte le altre considerazioni, comunque ci troviamo davanti a gente che sta buttando via badilate di rendimento, cioè non è una soluzione logica. Prima di concludere, vorrei mostrare invece qualcosa che effettivamente funziona, perché l'ha fatto Toyota, è il nuovo progetto che, insomma, l'auto dovrebbe essere presentata l'anno prossimo, è la Toyota Mirai. Quindi vediamo il video di presentazione fatto da Toyota dove spiegano un po' qual è il funzionamento di questa. Thank you.
Ecco, dunque, questo video mi sembra un pochino più, non solo perché c'è Toyota di mezzo, che insomma ormai è leader già nell'ibrido, ma anche perché vedo un principio ingegneristico, una razionalità, un qualcosa. Io per esempio nel progettista, cioè, vedo la volontà di voler abbattere i tempi di ricarica delle auto elettriche. Tu che ne pensi, Fra? Vabbè, questo è il video di promozione di una grande casa automobilistica che ha fatto un progetto in cui non, cioè, di cui vuole mettere in risalto giustamente i lati innovativi, ma è di tutt'altra pasta la presentazione, no? È qualcosa e tra l'altro questo dimostra quanto studio, quanto impegno ci voglia per realizzare qualcosa di funzionante a questo livello e che va ben al di là delle possibilità che hanno, insomma, semplici, per quanto ingegnosi, comuni mortali. Chissà quanti anni e quanti soldi sono stati spesi, no? In questo Appunto, progetto. investimento, teste, tutto. Diciamo che Ecco. non mostra niente di fantascientifico, nel senso che Intanto è una riassumiamo un figura. po' lo schema, Sandro, perché magari Ma è scritto allora, in inglese, non tutti l'hanno così compreso. spannometricamente, in base a quello che si è visto, poi grosso modo lo schema è una vettura con motori con cellule di combustibile che generano corrente, motori elettrici quindi, una Esatto. vettura elettrica alimentata da cellule di combustibile e o batterie, per cui, se ho capito bene, a bassa velocità si affida alla trazione elettrica con sorgente tradizionale batterie. Nel momento in cui viene richiesta maggiore potenza, al contrario della mia Toyota, che essendo un ibrido fa entrare in funzione un motore termico e quindi brucia benzina, in questo caso l'intervento di power up avviene attraverso un serbatoio di idrogeno Che brucia che idrogeno per alimenta fare corrente. le celle a combustibile che a loro volta generano corrente elettrica che viene in soccorso alle batterie e dà quella energia in più che può servire per il sorpasso, per la salita, per velocità di crociera più elevata. Diciamo che è un sistema ibrido, tra virgolette, nel senso che praticamente lo sfrutta due sorgenti di energia, una tradizionale delle batterie, una innovativa che è l'idrogeno, per cui si presume, se non altro, che riduco la dimensione del pacco batterie Il peso. e ho sempre comunque una metà dell'impianto che è facilmente rifornibile in tempi rapidi, cioè ho le batterie a terra, uso l'idrogeno, finisco l'idrogeno 10 minuti. Se ho un punto di rifornimento, ricarico la bombola di idrogeno e riparto. Quindi non sto fermo ad aspettare una ricarica di un pacco batterie. Ho la possibilità quindi di un rifornimento rapido e ho un 50%, diciamo così, di autonomia non legata alle batterie. Può funzionare, lì bisogna vedere quanta energia riescono i signori Toyota attualmente a stoccare tra batterie e serbatoio. Lì bisognerebbe sapere quel serbatoio quanto idrogeno contiene, a che pressione, quelle batterie che capacità hanno. Quanto sono permeabili? Quanto sono permeabili? E a questo punto, visto che le celle a combustibile hanno un rendimento grosso modo del 70%, un motore elettrico arriva anche all'80-90, si fa abbastanza rapidamente il conto dicendo ho tot energia disponibile dalla quale ricavo tot energia meccanica, quindi l'equivalente di X. 50-60%, via. Ma 60%. adesso questi qui sono conti della Vabbè, riserva che così, non esatto. possiamo sapere. Una cella a combustibile lavora intorno al 60-70% Ecco. di sfruttamento. Un motore elettrico di più. Io la cella combustibile non è lo strumento più, come dire, con maggior rendimento, più intelligente per sfruttare la corrente. La corrente dalla batteria al motore ha un flusso migliore,
flusso migliore e un rendimento migliore. Ma la cella combustibile è indispensabile quando non mi voglio portare dietro delle batterie. La Toyota non ha inventato niente, ha ottimizzato un complesso, due tecnologie, batterie e celle combustibile più idrogeno, le ha integrate in un sistema bifuel, diciamo così, o comunque a doppia sorgente, ibrido. Sì, poi batterie. Penso che lavorino sempre insieme, poi di fatto, cioè la cella a combustibile, poi carichi continuamente la batteria. C'è sicuramente una logica dietro, io vedo la mia Yaris, fa che cavolo gli pare, ogni tanto va elettrico, ogni tanto va termico, poi va termico più elettrico. Anche perché, come abbiamo visto, c'è pure il recupero dell'energia, no? C'è un display con delle freccette, è sempre lì che gira. Ecco, una cosa, ecco, questo diciamo che in tutti questi veicoli ibridi, una cosa che sicuramente, se realizzata in maniera efficiente, è estremamente valida, è il recupero dell'energia frenata, quindi quell'energia che butteresti via in calore, tu non la butti in calore, ma la trasformi in energia chimica sfruttabile poi nelle batterie. Quindi questo sì. Io parlo dei conti della serva sulla mia, dopo 6.000 km, ha un motore termico che è un 1.400, molto tranquillo. Tra l'altro non ha servizio direttamente alle ruote, perché comunque passa attraverso il sistema elettrico. Consuma, attualmente il consumo è intorno ai 27-29 km litro, no? Che comunque è buono. È buono. Arrivo a 33-38 se faccio del misto, dove quando io spendo qualcosina nel fare la salita me lo ritrovo in discesa. Per cui discese, rallentamenti, ed è abbastanza valido nel traffico, dove avendo questo stop and go, giocandolo sull'elettrico è molto più efficiente, perché certo, mentre il motore termico devo accelerarlo e poi in rilascio comunque, e già tanto sono conseguente, va al minimo, ma non è che mi rimette benzina dentro. Invece i sistemi elettrici hanno recupero di energia, non tanto la frenata quanto la discesa. Se io faccio un percorso molto ondulato, dove ci sono salite ma anche discese, e me la gioco bene col pedale, cercando di non usare troppo in salita e recuperare molto in discesa, i consumi diventano veramente molto ridotti, perché lavora al 70% in elettrico, e quell'elettrico non arriva da una presa, perché la mia non è un plug-in. Tutta l'energia elettrica che c'è nelle batterie o l'ha generata il motore termico o la si è recuperata a livello di energia potenziale di frenata, energia cinetica. Sandro, un'ultima domanda prima di chiudere ti volevo fare. Secondo te, nel futuro prossimo dell'automobile, tu che tipo di trazione vedi? Cioè, dove stiamo andando? Dove ecco, insomma, in poche parole, per concludere questo video. Io parto da un asserto che il futuro dell'automobile, secondo me, deve cambiare come concetto, per un semplice fatto, che siamo 7 miliardi e abbiamo grosso modo un parco a vetture attualmente che è intorno al 1,5 miliardi, 2 mi sembra, sul pianeta. Non abbiamo le risorse per costruire altri 2 miliardi di vetture. Proprio non ce l'abbiamo. Nel tempo, nei minerali, le materie prime, eccetera. Per cui pensare in un futuro distante un mondo che sostituisce le attuali vetture a motore termico con vetture a idrogeno, a batterie, quello che sarà, con l'uso che se ne fa attualmente, cioè una macchina per nucleo familiare se non due, secondo me non è un futuro credibile, per questioni proprio numeriche. Numeriche, non abbiamo le risorse, ce le siamo mangiate tutte, ne abbiamo sempre meno, possiamo anche riciclare le vetture che già esistono, ma comunque dovremmo fare dei pneumatici, dovremmo fare il travale del rame per fare i cabaggi, il litio, non so, ma non ce n'è così tanto nel mondo di litio. Per cui le batterie al litio a un certo punto non riusciamo più a farle. Dobbiamo decidere se fare pannelli fotovoltaici oppure usarlo. Cioè,
non è facile rispondere. Secondo me è un futuro di trazione, non con il tipo, penso allo sharing, penso ai trasporti collettivi, penso a tecnologie di trasporto tipo motori lineari, maglev, queste cose qua, su distanze medie. Dall'aereo elettrico mi lascio un po' perplesso, ci stiamo provando, però anche lì siamo sempre questione di batteria. Sul mondo automotive io vedo sull'immediato un ibrido idrogeno o come benzina. Adesso insomma bisogna vedere un attimino, perché comunque la benzina c'è ancora, non costa ancora abbastanza, troppo da renderla irraggiungibile. Ci sono spazi tecnologici per rendere i motori a benzina ancora un bricciolino più puliti, anche se oramai siamo arrivati a filtri contro filtri in sequenza, sì, pazzeschi. Però c'è ancora spazio per ottimizzare un po', soprattutto se lo accoppio a sistemi invece a impatto zero come l'elettrico, anche perché non cambia tecnologia. Noi difficilmente potremmo rivoluzionare nell'immediato, intendo 30-40 anni, perché oggi come oggi un progetto ci vanno 5-6 anni perché arrivi al fondo. Una tecnologia perché si affermi ce ne vanno 10 o 15. Vedi le tecnologie di stampaggio idroformatura piuttosto che la stampa 3D, piuttosto che ci sono comunque dei tempi che non sono riducibili oltre un certo livello, per cui prendere tutto e rovesciarlo non vale la pena. Oserei dire che le grandi rivoluzioni dell'auto sono state ai suoi esordi, perché l'auto è nata elettrica. Tanto per fare un discorso, no? Il motore termico allora non c'era ancora, le prime auto erano elettriche, poi c'era il vapore, signore macchine anni 20 avevano il motore a vapore, comodissimo, combustibile, mi fermo lungo la strada, prendo due pezzi di legno e vado avanti. Le grandi rivoluzioni in realtà a livello di trazione sono state fatte agli inizi, poi si è preso quella direzione perché era quella più logica, più economica, più diffusa, più facile, e dalla Ford T in poi ha vinto il motore 8, ha vinto, e da allora però abbiamo sempre aumentato le potenze, la meccanica, le valvole per cilindro, piuttosto che, però alla fine della fiera siamo sempre lì, cioè non abbiamo mai fatto un salto. Tutti i cicli strani, Stirling, Atkinson, i Wankel, i motori con geometrie strane, io quasi turbine, ce ne hanno fatto. Intanto qualcuno si svegliava, inventava una diversa geometria che creava delle camere a volume variabile e diceva: cacchio, il motore del futuro, no? Ma in realtà il buon vecchio pistone, la buona vecchia biella. Ancora oggi parlano da padroni. Vai, chiudiamo, salutiamo chi ci ha guardato. Sandro, se vuoi fare un saluto. Comunque io non ho la sfera di cristallo, perché ingegneria è una scienza pratica. Qui dobbiamo sentire probabilmente un esperto in materie paranormali. Io vedo un ibrido e vedo un futuro per la macchina sempre di meno. Non so se i cinesi riusciranno mai ad avere tutti quanti la macchinina come i vecchi manifesti. There is no way as American way, con la famigliola sulla macchinina che se ne va a spasso in vacanza. Penso che per 1.700.000 persone non abbiamo le risorse per metterli tutti su quattro ruote. Bene, ragazzi, un saluto a tutti. Arrivederci e appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti. Signore, scusi, sono rimasta secca, come vede.
Mi potrebbe prestare il tubo dell'acqua che faccio il pieno? Lei si stupisce che io faccio il pieno con l'acqua, ma guardi... Grazie. Faccio un momento, grazie. Aida, ecco qua. Grazie, lei è gentilissimo. Oh, stia attento, non si bagni. Grazie, molto gentile, grazie. Ecco qua. Due pasticchette. Favoloso, eh? Senta, scusi, Lei sarà pure un po' sordomuto, ma non si meraviglia per niente che ho fatto il pieno con l'acqua? E perché? Perché io il pieno lo faccio de stronzi. Mortacci vostri! Oh! Lasciatelo perdere! Fermo! Somma madonna, capito? Oh! Aiuto! Lasciatelo perdere! Ma io che ho fatto? Ma non ho fatto niente! Io mi dico che ho fatto! Io ho fatto solo il pieno d'acqua! Lasciatelo perdere! Che ho fatto? T'ho beccato finalmente. Pollaroli d'Arcisio detto Erfibia. Sa buono che c'è più denunce di che debiti al comune di Roma. Ecco qua. Questo è il trucco. Lui mette l'acqua qua dentro e la gente si crede che la mette dentro al serbatoio. E quello che sta a guardare a bocca, convinto che ha fatto il piano con l'acqua invece che qua a benzina. E il buon Fibbia ci mette la pasticca. E gli fa credere che l'acqua è diventata carburante. Eh? Ammazza che bravo che sei. Dai pasticca, zio, su. Ma è una truffetta da niente. Si trova qualche gaggio che ci crede, che male c'è? Cosa che sei il gaggio? Gaggio è chi mangia la merda convinto che è formaggio. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.